tutti, io sono lì a ringraziare per questa bellissima manifestazione che mette al centro soprattutto la persona, la dignità della donna, in un tempo in cui oggi le donne ancora muoiono per mano dell'uomo. E a Roma c'è stata una donna che è stata uccisa per la mano di un altro uomo, tra virgolette il marito. Allora questa manifestazione vuole essere all'insegno del rispetto, della bellezza, dell'arte, della cultura. Io ho apprezzato molto, sono arrivato da poco, ma ho apprezzato molto e ringrazio soprattutto gli organizzatori e il presidente del municipio. Perché? Perché in questo territorio c'è bisogno di cultura e c'è bisogno di bellezza. Perché in questo territorio purtroppo la vita viene banalizzata. Noi siamo di qua, dalla parte positiva, dalla parte della cultura, del rispetto della vita, del dono della vita. Ma dall'altro lato invece si banalizza la vita. È incredibile, basta una strada che separa questa zona con un'altra zona dove invece in questo momento si celebra la cultura della morte, ossia in piena attività di narcotraffico per lo spaccio della droga di 14 clan che gestiscono questo territorio e 13 piazze di spaccio attive. Quindi lo vogliamo dire perché ci sia memoria operante, perché bisogna ricordare nel rispetto della vita e soprattutto dei giovani e soprattutto delle donne, perché la vita è il più grande dono che Dio ci ha donato e la vita va custodita. Ecco, il più grande messaggio che vorrei lanciare questa sera è questo: amati per poter amare e ama il tuo territorio. Grazie. Grazie.